In southern Italy, what is known as waste trafficking is wreaking havoc in the countryside surrounding Naples. Taniche di solventi. Behind all of this, the mafia, who have been poisoning their own land for over 40 years. I rifiuti per me era oro. An environmental disaster with dramatic consequences for the local population. Si risolve, questo non si risolve. Fighting against this scourge, green cops are using all available resources. La gomma, la toglie. E che ci fa la gomma? These men are attempting to save this region, nicknamed the Land of Fire because of the countless waste fires. Interventi così ne facciamo minimo tre al giorno, tre, quattro. Però a me non mi prendere, capito? No. Gira di là. We are in the suburbs of Naples. Orlando and Enrico are environmental police officers. Wearing plain clothes, they patrol the highway, a common location for people to dump and burn their trash. The green cops suspect that the driver of this white truck has caused this fire. They decide to tail him. Just a few meters away, the driver has got out of his truck. He is behaving strangely. He's getting ready to brazenly throw garbage onto the road. The cops have just one shot at catching this guy in the act. But he's backtracking. Ovviamente se vieni con una macchina del livrea con colori istituzionali è normale che sei visibile da molto lontano. Quindi magari qualcuno che sta sversando non riesce a prenderlo in flagranza. Mentre con la macchina civetta e l'abbigliamento in borghese puoi mimetizzarti e puoi arrivare sul posto senza farti notare. It's a game of cat and mouse that has been going on for years. Every day, this plainclothed police unit hope to catch these criminals in the act. But they aren't like the others. They call them eco-criminals around here. Non è riuscito. Non ci è riuscito perché è passato la volante della polizia. Solo per questo. These green cops have lost the battle today, but the war continues. They are fighting a huge epidemic. Questo lavoro qua purtroppo come una vocazione forse. Sai che se rischio, però comunque lo fa. Comunque questa è la nostra terra. That land is Campania. Sitting below Mount Vesuvius, Romans used to call this La Campania Felix in ancient times. This was highly fertile land. This region in southern Italy has always been an environmental oasis, but now it is threatened by a new type of organized crime. Naples is the region's capital. This coastal city is the third largest in Italy and one of the most densely populated in Europe. Thousands of tourists flock here every year to take advantage of La Dolce Vita, its incredible food, and its architecture. But behind this facade, Naples has a completely different side. Gomorra, a series with international success, depicted the filthiness of this decrepit suburb corrupted by the mafia. Our investigation will take us further out these squalid suburbs, into the countryside, inside the Eco-Mafia territory, a rural mafia lesser known to the general public. Their business?
dispose of industrial waste at a fraction of the price compared to the legal sector. They have mastered their services and gain large profits. An enormous amount of waste is dumped, buried, or burned every year by both the Camorra and petty criminals. While this was previously fertile land, it has now become the land of fire. We are at the headquarters of the Environmental Police in Naples. This is the base for officers fighting the eco-trafficking business. Emanuele has been investigating an illegal dump near the railroads for over a month. Today, him and his partner Giuseppe will be heading into the field for a sensitive operation. Okay, possiamo andare. The mission involves concealing hidden cameras to monitor the traffic from afar, and above all, collecting evidence. Adesso cerchiamo di essere un po' veloci, appena parcheggiamo la macchina scendiamo veloce, abbastanza velocemente. Prendiamo tutta l'attrezzatura e andiamo via, perché la zona comunque è vicino a un palazzo abitato. A quest'ora potrebbe scendere qualcuno, insospettissimo. This area under the high-speed train track is their hunting ground. It is forbidden for members of the public to trespass here. Quello che vedi qua a sinistra non è terra. Sono rifiuti. Invisible from afar, huge quantities of all kinds of waste have been dumped here, such as barrels, textiles, and tires. Beh, fai un controllo là sotto, vedi se c'è qualcuno. This mission is critical to the next stage of the investigation. There's no room for error for the green cops. Aspettiamoci un minuto. È andato a vedere praticamente di fronte al deposito. Che attenzioniamo, si è aperto e si stanno già lavorando in maniera tale che sappiamo quanto tempo abbiamo. Però meno siamo, meglio va solo lui. Ok, possiamo andare. It's now a race against time. The criminals could come back at any moment and blow the entire operation. Loro usano il treno per nascondersi dalla vista e noi usiamo il treno per nasconderci da loro. Questa telecamera, con l'autonomia che ha una batteria delle macchine che di solito utilizziamo, dura circa una settimana. Una settimana ci può bastare. In posto. Funziona? Ok. Una la piazzerei qua. Una la piazziamo qua sicuro. Qua è evidente ciò che fanno. Trovano un'area, sversano migliaia di metri cubi di rifiuti a demolizione, amianto, poi portano altrettanti metri cubi di terreno e ricoprono il tutto. Controlliamo l'altro sito dove mettere, l'altro posto dove mettere le telecamere e cominciamo a piazzare. Qui va bene. Era difficile metterci nei terreni. Abbiamo sperimentato di entrare dentro un ponte dei treni. Potremmo arrivare a Roma da qua. In a few days, these men will see what the camera has caught. It's a job that requires not only patience, but also faith. Oramai è una routine. Però la fai sempre con la stessa passione, perché speri che quello che fai possa salvare quel poco d'ambiente che è rimasto. Lo fai per i tuoi figli, per i tuoi nipoti. Two billion tons of urban waste are created worldwide every year. According to the most recent report by the World Bank, this number could reach 3 billion by 2050.
Dumping trash is the most cruel and irreversible action that we can do to destroy nature. Scarti tessili. Il bitume qua. Lavori di ristrutturazione. Inerti. Taniche di solventi. 60-year-old Enzo Tosti is not your average resident. For over 30 years, this militant environmentalist has been standing up for his region and fighting against eco-trafficking. Noi, ovviamente, siamo una trentina di associazioni che, in qualche modo, siamo un po' le sentinelle di questi territori. Questo sito si chiamava Eurocompost. Nasce praticamente nei primi anni 2000 e facevano compost biologico azotato. Nel 2008 inizia ad emanare una puzza allucinante, poi si iniziò a vociferare che addizionavano in questo compost biologico azotato dei fanghi speciali industriali. Ci fu un'ordinanza sindacale che chiusero, diciamo, questo luogo. E poi è diventato sversatoio praticamente a cielo aperto. An illegal dump like thousands of others in the surrounding countryside. Every year, this trash goes up in smoke to make way for more. Questo è il risultato di tonnellate e tonnellate e quintali di rifiuti pericolosi, ovviamente dati alle fiamme. È stato messo tutto qua da un lato, vedete? Vedete il colore scuro? Non è il colore del terreno vero, cioè il colore del combusto, del bruciato. E questa roba qui è pericolosissima perché quando c'è un incendio, diciamo, degli elementi inquinanti vanno in aria, quindi inquinano l'aria, però il resto resta nel combusto. E quello che resta nel combusto, le piogge, filtrando nel combusto, le tirano giù, fino ad arrivare alla falda. These are disastrous environmental consequences for a region that has the highest number of eco-offenses in the country when it comes to waste. Enzo's weapon to combat this issue is his knowledge of the region as well as his determination to protect the land. He is a vital ally for the Green Cops. Back in Naples, we are at the headquarters of the Environmental Police Force. Sono arrivate delle immagini scaricate dalla videocamera di sorveglianza. Vediamo un attimo, così fatemi vedere un po' com'è. Major Rosa Cadella manages all of the operations on illegal waste trafficking. Che zona siamo qui? This morning, she's analyzing the footage from the surveillance cameras that were placed a few days ago with Emanuele. Ma riusciamo a capire in quanti sono a fare questa attività? Sì, perché abbiamo altre visuali. Più o meno? Occhio e croce, mi pare che abbiamo contati fino a 5. 5 persone. Quindi tre camere che entrano ed escono a sversare. L'autista della pala e uno che sta a terra che è venuto con un'auto che coordina le attività. Ok, ok. Il materiale sappiamo da dove proviene? Che rifiuti sono? Credo che ci siano ancora i colleghi fuori che stanno seguendo, insomma, mi stanno dietro. Ma più o meno che rifiuti, cioè materiale di demolizione misti con amianto, forse? Sì, sicuramente, perché tracce di amianto sono sparse dappertutto. This footage shows the trucks doing round trips day and night to dump tons of waste before covering it up. An illegal construction site that has been established in only a few days. But where is this trash coming from? Why is trafficking it such a profitable business for the mafia? Immaginate che smaltire secondo la normativa prevista ha dei costi elevatissimi, quindi qualsiasi imprenditore che sia del sud, che sia del nord Italia, ha tutto l'interesse a risparmiare sullo smaltimento regolare, sullo smaltimento legale. Ovviamente un rifiuto speciale pericoloso, di matrice pericolosa, ha un costo elevatissimo rispetto a un rifiuto non pericoloso. Quindi se io imprenditore del nord, dell'industria pesante del nord, riesco ad abbattere i costi del 50%, per me è tutto guadagno. Se devo smaltire dei fanghi di depurazione, che sono dei rifiuti speciali pericolosi, do un costo a tonnellata di 200 euro, in realtà con uno smaltimento non regolare, illecito, illegale,
posso arrivare anche a 80, 90, 100. Quindi, come si può notare, c'è un grosso risparmio per l'imprenditoria. Every year there are over 135 million tons of industrial waste produced in Italy, four times more than standard household waste. So how can the Green Cops tackle such powerful criminal activity? To anticipate the opposition's next move, you must be cunning, sometimes even using the most basic of techniques. In alcuni casi ci siamo dovuti ispirare a rami, alberi, quindi abbiamo utilizzato un piccolo ramo, abbiamo incavato e siamo riusciti a installare una telecamera all'interno. Un altro caso invece è questa finta pietra fatta di vetro resina. Sotto abbiamo l'installazione della nostra telecamera e davanti, sempre con un piccolo foro, ci sta il nostro obiettivo. Il traffico illecito di rifiuti può durare come indagine anche diversi mesi, per il semplice fatto che bisogna capire tutti gli attori coinvolti, cioè tutti i soggetti coinvolti nel traffico, che vanno appunto dall'imprenditore che smaltisce regolarmente, dall'intermediario che comunque mette in contatto l'imprenditore con la criminalità organizzata del posto, al trasportatore che comunque ovviamente mette a disposizione i propri mezzi per trasportare i rifiuti, o comunque anche ad una successiva ditta, impresa che magari va ad interrare addirittura i rifiuti. A spying operation always begins with a field investigation. In this industrial zone, the Green Cops suspect that a factory is not meeting regulations. Quando le informazioni confidenziali sappiamo che il camion è dentro. We find officers Orlando and Enrico here. Questa qua è stata coinvolta in un traffico di rifiuti provenienti, diciamo, da furto di cavi di rame delle linee appunto della Ferrovia dello Stato. By following this truck's journey, the officers hope to learn more about this plant and its trafficking. Quando sono così grossi, 700-800 metri, è verde, è difficile aperta, anche se mai dire mai. Mai dire mai, pure potrebbe anche succedere di me. Però si vede da qua, se ci fai caso lui. This tailing can last anywhere between 10 minutes to an hour. But this time, the officers quickly discover the truck's destination. Allora va al deposito, Brando. Loro qui hanno un deposito dove poi attendono l'indomani per ripartire. Sì, prosegue domani mattina con un'altra pattuglia che lo segue fino a destinazione. Cioè, quando abbiamo raccolto con i vari pedinamenti, tutti i vari passaggi, quindi facciamo la costruzione di tutto l'iter di come diciamo, è gestito il traffico, si fa un'annotazione e lo si manda al magistrato. Around 100,000 tons of waste is transported illegally every year in Italy, an industry worth around 4 billion euros. Over the past year, the authorities have seized over 4 million tons of waste, the equivalent of 180,000 trucks. But how did we get here? How was the Ecomafia founded? This man is the national figurehead for the fight against waste trafficking. General Sergio Costa has led the most large-scale investigations in this field, a career that has led to his appointment as Minister of the Environment last June. Il generale Sergio Costa, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Giuro di essere fedele alla Repubblica
negli anni 70 la tutela dell'ambiente non era proprio prevista nel codice, non c'era nessuna legge che tutelasse l'ambiente e tantomeno non solo l'ambiente ma la gestione dei rifiuti e quindi non potevi intervenire. In 2015, thanks to the confession of an ex-mafia member, the general made the biggest discovery of his career. Noi crediamo che sia la discarica in questo momento di rifiuti speciali sepolta e abusiva, quindi più grande d'Europa per volumi e anche per estensione superficiale. Io ho trovato discariche profonde 18 metri, 20 metri, 22 metri, 12 metri, 14 metri, 8 metri. La modalità più cruenta, diciamo, per l'ambiente ovviamente, e la modalità anche nell'immaginativo più semplice, ovvero sia quello là di utilizzare o dei luoghi abbandonati dove ci sono per esempio delle cave non più utilizzate, quindi dismesse, dove andare lì e portare e nascondere, occultare, seppellire dei camion con dei rifiuti, oppure quello di scavare un buco, poter poi gettare questi rifiuti. In mano io adesso ho un pezzo, diciamo, di solvente cristallizzato che è emerso a 4 metri di profondità. È ovvio che questo sottoterra non ci poteva stare. Even if anti-trafficking laws didn't exist at this time, why did the mafia take over this region? In Campania, poi, in particolare, noi abbiamo due tipi di criminalità organizzata. I clan napoletani sono dei clan, già all'epoca, dei clan che vivono all'interno delle città, che viaggiano su sistemi criminali come l'estorsione, la gestione della prostituzione, il pizzo, un meccanismo più legato alla vita metropolitana. Invece, in quell'epoca almeno, il clan dei Casalesi era più terricolo, più abituato a possedere la proprietà, più vicino come sistema criminale al sistema di Cosa Nostra, quindi al sistema siciliano, più gestore del territorio, più imprenditore, quindi più legato alla proprietà terriera. Avendo l'opportunità loro di controllare in modo militarmente molto sostenuto quel territorio a nord di Napoli e a sud della provincia di Caserta, si rendono conto che quella che noi abbiamo conosciuto dagli antichi romani come la Campania Felix, cioè la Campania fertile, è fatta di un terreno in pianura, quello è tutto un terreno più o meno in pianura, ma anche perché in un terreno poroso di pianura, comodo dal punto di vista proprio geografico, era facile scavare. Era anche facile nascondere, occultare i rifiuti. Stiamo parlando ormai dagli anni 70, poi questo meccanismo è stato meglio costruito, ancora più costruito in termini criminali e ancora più organizzato, fino a diventare un know-how così grosso da addirittura esportarlo in altre parti del paese. I Casalesi sono noti proprio per avere il più grosso know-how sul traffico nazionale e internazionale di rifiuti. It all began in Casal di Principe. This town in northern Naples, with a population of 20,000, is the historical stronghold for the Casalesi family, the most powerful clan in the Camorra. The authorities estimate that they are behind more than 600 homicides between 1985 and 2004. They've established their power through terror and corruption. Since the 1970s, this organization has made its mark in the region like no other before it. It has taken over the agriculture market, construction sites, and now has a monopoly on extortion and drugs. To track the waste trafficking route, we find ourselves on the Ferrara coast, 600 kilometers from Naples in the northern peninsula. This is where we met this man. For safety reasons, he doesn't want us to film his face. Sono stato io a introdurre Casalesi nel business dei rifiuti. Nunzio is the former clan leader. Arrested and sentenced in 1992, he decided to collaborate with the police. When he left prison, he wrote a book denouncing corruption in the system. Abbiamo sversato tonnellate di rifiuti in tutta Italia. Ho corrotto politici, imprenditori. Dopo che ho scontato la mia pena, ho fatto i nomi di tutti i politici e industriali coinvolti in questo sistema. Noi camorristi eravamo dei semplici esecutori.
i mandanti erano i veri colpevoli. Oh, come c'è da fare il camorrista con la famiglia dei Casalesi? No, Casalesi no, perché i Casalesi non esistevano. Era Pedana Giuseppe, un boss molto importante che comandava Caserta e Napoli, con le bische clandestine. Poi ho iniziato a fare la droga, droga a livello internazionale grosso. Poi ho conosciuto i rifiuti. Conoscendo i rifiuti ho capito che i rifiuti erano più importanti della droga, perché si guadagnava di più e si rischiava niente, poco, niente, addirittura un verbale, queste cose qua. Io ho conosciuto Escobar e così ho iniziato a fare la cocaina. Allora qua non abbiamo più problemi di droga, visto qua me ne da quando ne voglio e posso fare la fornitura in tutta la Campania e Lazio. È nata una fiducia abbastanza forte con lui. Su un chilo riusciva a raddoppiare, 25 milioni al chilo, perché io poi lo davo subito a 45-50, ormai erano poco. Che rifiuto! Devi pensare che a me, alla mia organizzazione, a me portavamo 20-25 camionate al giorno, no? 25 camionate al giorno nella mia quota, senza fare un cazzo a casa, erano 6-7 milioni al giorno. Questo è solo con i rifiuti, diciamo, quei soliti urbani. Poi ci stavano il discorso dei rifiuti tossici, che si guadagnava molto, molto, molto. L'Abbast faceva una camionata di quella roba lì, 4 al mese, ti portava a casa 250-300 milioni di lire, senza fare niente e senza rischiare niente. Questa era la differenza tra la droga e il rifiuto. Ecco perché io ho abbandonato la droga e mi sono messo a fare i rifiuti. At 70 years old, Nunzio is a reformed man. But above all, an angry one, particularly with the politicians who, according to him, know everything and do nothing about it. He regrets his mafioso past today. Non pensavo una cosa. Dopo poi anni ho capito il danno che ho fatto io e come l'hanno fatto gli altri. As a favor to us, he agreed to return to the scene of the crime a few kilometers from Ferrara. Questa è una delle zone dove ho sversato più rifiuti durante tutta la mia attività. Qua è tutto coltivato. Sono passati 30 anni. Questi terreni sono ancora pieni di rifiuti. Far from the land of fire, the north hasn't been spared by the Ecomafia's devastation. For years, the Camorra exploited every single plot of land. Che dobbiamo scendere qua. Scarso un metro e troviamo tutti i rifiuti. Scarso un metro di qua e di là. Dove andiamo? Andiamo. What's incredible is that Nunzio remembers all of the areas where he illegally dumped this waste. Questo è tutto un mischio tra inerti e fanghi dei depuratori. Vedi tutte queste luccica? La terra non luccica. L'olio si è seccato, no? La seccazione dell'olio fanno tutti questi cristallini, no? Questo addirittura è asfalto, vedi? Questo è mischiato con gli inerti e lo chiamano stabilizzato, proprio per serve per fare i riempimenti sia a livello di costruzione. Esiste le cose qua dove rifiuti, vedi? Questo non è terra. Ed è lì, qua. Questo è un bidone, qua. Chi ne rifiuti tossici? C'è Aind, vedi? Aind, qua c'è stato un catramo, vedi? Right next to the station, this abandoned construction site in the city center is located in a huge open-air dump. According to Nunzio, whole areas of the city have been built on buried trash. Sono tutto sotto sequestro, perché sono costruito sui rifiuti. Qua sta nel falto tutta inquinata. Qua c'è questo fiume vicino, eh? C'è chi veniva qua, era l'autista nostro. Su indicazione nostra veniva qua. C'era una persona qua che lui ti dava l'ok per entrare, che si pagava. È come fosse lui il padrone. Tu vuoi scaricare qua, mi devi dare tutto a me. Questa è la radiscarica più abusiva di Ferrara. I rifiuti per me era oro, e l'ho sempre detto, no? La munnezza è oro e la politica è una munnezza. Perché la gente ancora
è convinta che tutto sto casino l'ha fatto la camorra e non ancora deve capire che la camorra non può fare senza la camorra. Although eco-criminals have been able to carry out these activities without difficulty in the past, there are now strict tariffs in place for waste trafficking. Allora, le auto sono così: boccia capasso padrone sotto casa. A few weeks after the spying operation near the railway tracks, the eco-traffickers were identified by the green cops. Mi raccomando, tutti in una stanza, fatevi la pentina della casa, nessuno si deve muovere, uno deve parlare e uno deve fare la perquisizione. Se vi dividete, potrebbe esserci dei bambini, la moglie del figlio con dei bambini, quindi magari un po' di tatto. At 6 in the morning, the brigade was about to arrest the gang leader because we could see that he was illegally dumping waste. Residing in the suburbs of Naples, in a vulnerable area, the individual is already known to police. With a record of drug trafficking and weapons possession, he is considered dangerous. Four bosses are to be deployed for his arrest. Following a one-hour search of his home, the culprit was escorted by the gendarme without any resistance. After his trial, he faces up to 6 years in prison for an environmental disaster offense. As for his accomplices, they will be placed under house arrest. Back in the countryside, if the justice system is now prosecuting eco-criminals, how can the state remedy all that has been committed in the past? In the land of fires, thousands of hectares of waste are still buried underground. To avoid growing crops on the landfill, the Regional Environmental Protection Agency, RPAC, regularly sends analysts to the field. Mi chiamo Claudio Marro, sono un agronomo specializzato in biotecnologie agroalimentari. Adesso i colleghi stanno per misurare la radioattività superficiale finalizzata solamente a consentire ai nostri operatori di lavorare in condizioni di sicurezza, perché se c'è una radioattività chiaramente i primi a essere esposti sono i nostri operatori. Adesso noi abbiamo la squadra di tecnici che dovrebbe operare il campionamento del suolo che si trova qui nelle vicinanze, appena loro ci danno l'ok li facciamo venire a campionare. Tutto a posto? Tutto bene? Tutto a posto. Ok. Allora, Robby? L'ARPAC sta svolgendo le indagini ambientali per individuare quei terreni agricoli che devono essere interdetti alle coltivazioni perché a rischio di contaminazione o a rischio comunque per la salute. Noi mettiamo a sistema tutte le informazioni che derivano da queste indagini, quindi creiamo un database dove riportiamo i risultati delle analisi, quindi quali parametri in particolar modo sono stati superati per quanto riguarda il suolo, le acque, i prodotti vegetali. The samples that have been taken are sent to the RPAC regional laboratory for analysis. Questo è il cromatogramma di un campione su cui sono state effettuate le analisi. Risulta essere particolarmente sporco. Ci sono stati superamenti dei limiti tabellari per alcuni metalli, il berillio, il piombo e lo zinco. Per il piombo e lo zinco abbiamo avuto dei superamenti rispettivamente di due volte e tre volte i limiti tabellari e ci sono stati superamenti anche per gli idrocarburi pesanti e per alcuni idrocarburi policiclici aromatici. These studies conducted by RPAC cost the state more than 1 million euros a year. It's the price we pay to protect the population from the effects of the eco-mafia. And sometimes there are dramatic consequences. Io ho ed avevo un unico bambino che si chiama Antonio. Antonio è andato via quasi 10 anni per un cancro al cervello. Mi chiamo Marzia Cacciopoli e sono una delle mamme orfane in Terra dei Fuochi. Questo è quello che resta della cameretta di Antonio. E since the death of her son 5 years ago, Marzia has now moved to the center of Naples. Before this, she was living in Casal Nuovo,
in the neighboring countryside. In her new apartment, she has recreated her son's bedroom in his memory. She visits this room every day as if time stood still. Questi sono degli attimi nostri di vita qui con mio marito. E qui aveva tipo 5 anni, 4 anni. All'inizio, quando sono andata a vivere a Casalnuovo, credevo di portare mio figlio in una località salubre, vicino ai territori di campagna. Non pensavo affatto che andando via dal centro storico di Napoli mi andassi a immettere in un territorio altamente a rischio. Quando ho compreso questa cosa, purtroppo mi sono trovata in ospedale con mio figlio e al ritorno ho capito che Casalnuovo era uno dei comuni denominati Terra dei Fuochi. Ho visto ammalare talmente di quei bambini in 5 anni che abbiamo perso il calcolo, il conto. Last year, 8 children aged between 7 months and 11 years old have died from cancer after only 20 days. All of them living in the land of fire, like Marzia's son. Non possiamo morire noi qui in Campania come muoiono nelle altre regioni d'Italia per un semplice motivo, che noi siamo la regione meno industrializzata. Noi siamo un territorio agroalimentare e mi rivolgo a quegli industriali che sapientemente ci hanno condannato a morte perché la camorra non conosceva certo quella sostanza di liquami che venivano intombati, ma le istituzioni, gli industriali, i chimici sapevano benissimo cosa mandavano in Terra dei Fuochi, sapevano benissimo che avrebbero irrimediabilmente danneggiato la salute dei cittadini fino a provocare la morte, perché quando sono stati intombati questi barili, i barili possono scendere, i liquami, alla falda acquifera, e se si avvelena la falda acquifera inesorabilmente si avvelena una popolazione intera. Anche se non si beve l'acqua della fontana, però con quell'acqua tu ti lavi, con quell'acqua sciacqui gli occhi, il viso, ti lavi le mani, quindi ne sei sempre a contatto e entra nel tuo sangue, nella tua pelle. È un danno biologico che non si può calcolare quanto sia vasto. Somiglia molto alla sua mamma, vero? È identico a me. Despite many families' anger and lack of hope, citizens have taken it upon themselves to fight the ecomafia on their own turf. Their weapons, recreational drones. Ci rendi qua. Sì, perché rimane non si lascia vedere bene perché probabilmente già smesso di. Hanno spento forse. With his son and his friends, Vincenzo patrols the area every day to track the eco-criminals and assist the authorities. Noi siamo un gruppo di cittadini che qualche anno fa ha deciso di costituirsi un'associazione e cercare di fare qualcosa per le nostre famiglie, ma per tutti i cittadini, per tutti i nostri compaesani. Invece di stare lì a lamentarci, a puntare il dito, abbiamo detto noi dobbiamo iniziare a fare qualcosa. Che cosa? Fare delle ronde in macchina durante tutta la giornata, soprattutto di sera, e almeno fare il possibile per non permettere che un rogo possa bruciare indisturbato. Riusciamo ad avvistare il rogo e o con segnalazioni che ci fanno sulla nostra pagina Facebook Volontari Antiroghi Acerra. Una mia parente sta denunciando una sua parente che sta bruciando dei rifiuti. Grazie al nostro drone che facciamo girare più volte durante la giornata. Ci portiamo sul posto, allertiamo le autorità. Spesso siamo costretti a portare noi stessi i vigili del fuoco perché non conoscendo la zona li portiamo stesso noi sul posto. Due ce ne stanno, ma sullo stesso posto? Sì. Dove? Dietro di noi. Dietro di noi, quindi c'è? Sì. Infatti che sentiamo un po' di puzza. Vedi qua dietro, vedi? Thanks to their drone, Vincenzo and his team have spotted smoke.
It is yet to be known whether the source is a waste fire. Ehi, altro che sta il fire. Questo è tutto rifiuto. Qua sono rifiuti. Alessia, ma così non può stare, là sotto c'è, guarda quanto fumo. Autocombustione in corso, guarda questo tubo qua a terra che ha bruciato. Ma non solo, Salve, buon pomeriggio, sono Vincenzo Petrella dei Volontari Antiroghi a Cerra. Le volevo segnalare delle colonne di fumo che nella zona di Casolla, via Teatro. Guarda. Allora, sopra il ponte del Cavalcavia è urgente perché praticamente stanno bruciando rifiuti e l'aria è irrespirabile. Abbiamo qua tre, ok? Appena si libera la mandiamo. Io mi sto preoccupando perché qua c'è un centro abitato e quindi sarebbe importante. Sto dicendo, non c'è la squadra, siamo tutti impegnati. The villagers are now used to constant fires. Powerless spectators of this environmental catastrophe, breathing in this toxic air on a daily basis. Dalle 7 fino alle 10, 10 e mezzo sono state via i vigili del fuoco. Alle 10 sono i vigili del fuoco. Hanno avvisato, sono venuti, però troppa puzza. Non si poteva uscire dalla casa. Capite sempre, accendono, macchine rubate. Si risolve, questo non si risolve. Ma non per noi che siamo anziani. I bambini? Questi bambini. Un po' più controllo, no? Perché ci abbandonano sempre qua. Illegal fires are an everyday occurrence during summer. The criminals are difficult to catch. In this CCTV footage from the Environment Police, we can see a man discreetly approaching a pile of trash. He sets it on fire and disappears in less than a minute. Why? To make space for even more garbage. At the Caserta fire station, there are a number of waste fire alerts. Vigili del fuoco? Nel mese di giugno 2018 abbiamo avuto 58 interventi ascrivibili al rifiuto. Sono l'architetto Salvatore Longobardo, direttore vice dirigente dei Vigili del Fuoco di Caserta. L'incendio di un rifiuto può essere sicuramente pericoloso per l'ambiente e per le persone. La Regione Campania è intervenuta nell'attività di contrasto al fenomeno degli incendi di rifiuti, consentendo ai Vigili del Fuoco di poter utilizzare risorse aggiuntive. Attenzione, esce la terra dei fuochi Marcianise, incendio rifiuti, terra dei fuochi Marcianise, incendio rifiuti. Ben 4 squadre. 2 dislocate nella provincia di Caserta e 2 dislocate nella provincia di Napoli, che hanno lo scopo specifico di intervenire prioritariamente sul fenomeno degli incendi rifiuti. The firefighters are only 10 minutes away from the fire. The only information they have is that there is thick black smoke that is threatening a camp of travelers. At the scene, they see the sheer scale of damage. 4 hectares of land is up in smoke. Di interventi così ne facciamo minimo 3 al giorno, 3-4. Abituarsi a questo non è facile, è il nostro lavoro e lo facciamo. Va bene, ma però basta più con questi giornalisti. Non voglio che ci guardano tutti quanti che cosa hanno combinato. È nostro. È soltanto vostra, però a me non mi prendere, capito? No. Gira di là! Diciamo che questo fenomeno del rogo è notevolmente calato per il semplice fatto che c'è stata una grossa sinergia
tra le varie forze di polizia, le forze comunque tutte competenti sul territorio, che fanno un pattugliamento del territorio ben costante, monitorato, e questo ha fatto sì che ci sia stato comunque un ridimensionamento comunque dei roghi. Inversamente invece si è avuto una tendenza opposta, cioè quello di un incendio costante degli impianti di trattamento di rifiuti che, seppur autorizzati, seppur comunque con normative ad hoc, costantemente si ripercuote sul territorio questo incendio di rifiuti in questi grossi impianti, e da qui è da capire la matrice per quale motivo, ecco, ci siano questi addebiti di incendi. Last year, 110 waste treatment centers went up in flames in Italy. Like this one in Milan on October 15, 2018, the firefighters took 2 days to put out this extraordinarily large fire. The smell of plastic didn't go away for a week. This phenomenon is new to the authorities, who can't yet measure the scale of it. The mafia aren't the only ones responsible for waste trafficking, according to the Green Cops. Today, Rosa and her team are carrying out a surprise inspection of a private firm. They suspect that the business is failing to meet regulations. Ogni azienda ha una parte ambientale, quindi una parte di rifiuto che deve smaltire, perché i residui di lavorazione sono dei rifiuti, cioè tutta quella parte che non può essere comunque più riutilizzata è un rifiuto e come tale deve essere trattato, quindi deve subire un processo di smaltimento secondo normativa. Non è solo il mondo della malavita organizzata che gravita intorno al mondo dei rifiuti, ecco. Buongiorno. Buongiorno. This boss is well known in the region. Every year, 5 municipalities use this privately owned business to treat 300 tons of waste. There are polyurethane foams, tires, and plastic. Questo è l'ufficio? Sì. Ok. Cortesemente ci dà la visura camerale, sì, le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, quanti dipendenti avete, i contratti che avete con le varie commesse, le società di trasporti, tutto quello che avete, tutto quello che ci fate vedere, ci serve una città. First, the officers do an official inspection to check all the business's contracts and permits. No, c'è un problema. No, questo è qui. Sì, è ovvio. Sì, è un disastro, non è? Chiamiamo l'acqua. They then move into the warehouse to inspect the facilities. The waste is piled up at random. The air is unbreathable. Questo dovrebbe essere proprio sul mezzo dei rifiuti, una griglia. Cioè, lei, guardi questa griglia, secondo lei questa griglia capta qualcosa? È piena. Guardi qui. Percolate is the residual liquid that comes from water that runs through waste, an extremely toxic and polluting substance. Questo 20.0301 che avete, cioè, cosa fate? Noi allora, il 20.0301, quando arriva, noi cerchiamo di recuperare manualmente, così siamo attrezzati. There is an EU catalog that gives code to every type of waste, the EWC, or European Waste Catalog. So the plant receives urban waste, which has the code 20.0301. This trash is then treated with machines, and its code becomes 19.12.12. Then it is sent to a specialized factory. Quello che c'è da recuperare, poi lo imballiamo e lo mandiamo in qualche impianto dove è più attrezzato di noi, con macchinari un po' più sofisticati. Quindi come lo fate uscire? Noi lo facciamo uscire con 19-12-12. Quindi l'avete trasformato? Sì. Beh, noi uno scarto di produzione. Ma uno scarto di produzione, questo è un tal quale ha assemblato? È un tal quale si è pressato? Ma quale è scarto di produzione? Nothing is lost. Everything is processed. All this business is doing is compressing the urban waste without applying any actual treatment that is required by law.
As a result, they are simply changing the code of the waste without modifying its contents. Qua ci stanno le gomme. Cioè, vedete, se lei fa un'attività di cerca, la gomma la toglie, sì. E che ci fa la gomma qua? Non capisco. Certo non ha sbagliato lei perché non la fa lei, ma a me questo sembra quello pressato. È tal quale, cioè non c'è assolutamente nessun cambio della sua natura. Ma guardi, la plastica, questo è un... Questo è un sacchetto proprio chiuso, guardi, questo è un sacchetto chiuso, questo non è stato neanche aperto. Se no, questo avete cambiato un codice, un rifiuto che non potrebbe essere cambiato. In addition to the fraud, the green cops discover that the water drainage system is inefficient. Instead of flowing into the sewer, the percolate is ending up in the street and in the neighboring fields, something the authorities would deem an unacceptable danger. Charged with non-compliance to the regulations, this business will receive a fine of 6,200 euros and will be under administrative closure for 1 month. Business can only start up again once the failures have been rectified. It is a long journey ahead to make the population aware of and respectful towards the environment around them, but some steps have already been taken. For over 25 years, the environmental organization Legambiente organizes trips out to clean up the countryside. The volunteers are getting younger and younger every year. People are starting to get the message. Il ragazzo e la persona del futuro, cioè quindi i bambini che sono la parte più sensibile di questo problema, proprio a rispettare l'ambiente e quindi si crea un primo passo per il loro futuro. Bravissimo! L'omertà di un territorio nasce dalla paura, quindi non voluta, ma subita dalla popolazione. Però quando quella medesima popolazione che si rende conto che questo tipo di attività di questi criminali sul suo territorio ha anche determinato un'incidenza sulla sua salute, si rende conto che cosa? Che ha subito in ogni caso una minaccia che si è portata a concretizzarsi anche stando zitti omertosi. E allora l'omertà si spacca. 100.000 persone nel novembre del 2013 attraversano la città di Napoli senza bandiere, senza colori, senza appartenenze, ma semplicemente dicendo: fermate questi criminali, noi vogliamo un ambiente pulito, una famiglia che possa crescere. Questo ha significato un colpo feroce, pesantissimo alla criminalità organizzata, perché non godeva più di questa omertà, ma diventava nuda di fronte al popolo.